Allora, parlare di CETA in realtà è un'occasione, perché è un'occasione per mettere le mani e soprattutto mettere il naso nell'agenda commerciale dell'Unione Europea. Adesso entreremo più nel dettaglio rispetto a che cosa stiamo parlando. Ma diciamo, una premessa è che ragionare sui trattati di libero scambio significa in un certo senso mettere a nudo la retorica che negli anni 90, ma anche negli anni 2000, ci ha ammorbato su tutti i giornali e in ogni dove, cioè che la globalizzazione neoliberista è un fenomeno naturale, cioè quante volte ce lo siamo sentiti dire da tutti i governi che sono passati in questo paese, non soltanto. Cioè la globalizzazione è un fatto, la globalizzazione neoliberista è un dato di realtà, dobbiamo accettarlo, al limite dobbiamo adattarci, o forse dobbiamo provare a governarla se riusciamo. Era un po' in questo che cambiavano forse, fino a un certo punto mi verrebbe da dire, le politiche dei governi che si sono succeduti. Dico fino a un certo punto perché poi in realtà quasi tutti, o dico tutti, sono sempre stati abbastanza fedeli alle linee della Commissione Europea su questo tema. Ragionare di questo però significa in verità invertire il ragionamento, cioè la globalizzazione neoliberista non è un fatto naturale, i mercati non si liberalizzano come crescono le foreste, ma è un atto politico, cioè sono scelte politiche negoziate e firmate su particolarità o in determinati luoghi, e questo, se volete, smentisce anche quel secondo elemento di retorica per cui l'economia ha svuotato la politica, che non è assolutamente vero, cioè la politica ha messo le condizioni per cui l'economia diventasse sostanzialmente, che permeasse, diciamo, tutte le nostre società, no? Da un'economia di mercato ormai siamo diventati una società di mercato, ed è la logica conseguenza delle politiche che si sono succedute. Allora, se vogliamo fare un passo indietro, da dove deriva, diciamo, la globalizzazione che conosciamo oggi? Perché spesso e volentieri si guarda sempre alla conseguenza, ma non si guarda alla causa e al macchianismo che ha portato all'integrazione dei mercati. Allora, non sto a fare la storia tanto lunga, l'integrazione dei mercati in maniera strutturale e, come dire, con una logica razionale e un orientamento liberista ce l'abbiamo dalla fine degli anni 40 con il GATT, cioè con l'accordo generale sulle tariffe e sui commerci, ma negli ultimi 20 anni che si è strutturata un'agenda vera e propria che si basa non soltanto su organismi internazionali o su tavoli multilaterali come potrebbe essere l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che peraltro come movimenti sociali abbiamo contestato per anni, ma soprattutto negli ultimi 15 anni si sta sviluppando su accordi bilaterali, no? Quindi vedendo che determinati tavoli non erano così efficienti per gli interessi delle grandi aziende e dei potentati economici, si è deciso di spostare questi accordi su ambito bilaterale. Quindi non più tavoli che come dire, coinvolgono centinaia di paesi, 150-160 paesi come l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma tavoli che vedono Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Unione Europea, Unione Europea e Messico, Unione Europea, Colombia, Perù ed Ecuador, insomma una miriade di accordi. Una miriade di accordi che negli ultimi tempi è risultato essere centinaia e centinaia. Pensate che l'Unione Europea e la Commissione Europea negli ultimi anni ne ha negoziati a decine. Quindi noi stasera parleremo di Canada e parleremo anche di Stati Uniti perché sono molto simili, sono quasi fratelli da questo punto di vista. Ma negli ultimi anni abbiamo avuto nel 2011 la conclusione dell'accordo con la Corea, abbiamo avuto la conclusione di prima Perù-Colombia e poi Perù-Colombia ed Ecuador, perché nell'ottobre scorso l'Ecuador ha firmato e ratificato l'accesso a questo tipo di mercato, Unione Europea-Centro America, Unione Europea-Singapore, Unione Europea-Giappone, insomma stanno crescendo esponenzialmente. Allora, primo elemento, perché dobbiamo occuparci di bilaterali? E soprattutto, perché dovremmo, nonostante queste decine, se non centinaia di accordi, ci concentriamo sugli accordi col Canada e sul negoziato con gli Stati Uniti e sull'accordo col Canada? Per una questione dimensionale, cioè noi stiamo parlando di accordi che messi insieme supererebbero abbondantemente quello col Canada e quello con gli Stati Uniti il 50% del prodotto interno lordo mondiale dal punto di vista valoriale, ma anche perché noi stiamo parlando di accordi di seconda generazione, ed è questo l'elemento che è un elemento per noi preoccupante e che ha messo in moto movimenti sociali non soltanto chiaramente in Italia ma da entrambe le parti dell'Atlantico, Canada, Stati Uniti ed Europa. Di seconda generazione significa che non sono più accordi settoriali,
non sono più accordi strettamente legati a un settore, a una serie di settori o a uno scambio esclusivamente di beni. Vi faccio un esempio: nel febbraio del 2012 l'Unione Europea ha concluso un accordo di libero scambio col Marocco sui prodotti agroalimentari e pesca. Quindi, diciamo, sono un tot di prodotti ortofrutticoli, eccetera, eccetera, tra cui il pomodoro, e bisognerebbe andare a chiedere agli agricoltori spagnoli che cosa è successo dopo la liberalizzazione di questo commercio, che permette l'abbattimento dei dazi su questi prodotti, e quindi c'è una maggiore facilità di scambio. Questi accordi di seconda generazione ampliano la loro giurisdizione e arrivano in ambiti che normalmente non sono all'interno di questo tipo di negoziati. Gli investimenti, ne parleremo, la questione delle barriere non tariffarie. Quindi, quando hanno capito che il problema del costo di un prodotto e soprattutto del costo delle loro transazioni tra grandi imprese non era legato solo ed esclusivamente al dazio, quindi all'imposta che viene messa sul prodotto importato o sul semilavorato importato, ma era dovuta soprattutto alle barriere non tariffarie, quindi alle regole, alle normative, alle regolamentazioni, è lì che le grandi imprese hanno cominciato a concentrare, diciamo, le loro richieste e hanno cominciato a fare pressioni sui governi o sui negoziatori più in generale. Perché quando noi parliamo di barriere non tariffarie parliamo di tutto, parliamo della forma della banana e delle dimensioni della banana che può essere importata in Europa, parliamo del colore, delle dimensioni dei fari che devono essere messe sulle automobili che poi vengono esportate in paesi come gli Stati Uniti, che hanno standard diversi. Ma parliamo anche di tutto quello che riguarda la regolamentazione sociale, la regolamentazione ambientale, il bando sugli organismi geneticamente modificati. Favorevoli o non favorevoli con il siamo agli OGM, quello è una barriera non tariffaria. Il fatto che l'Europa da 30 anni ha messo un bando molto chiaro, cosa che ha fatto drizzare quei ridicoli capelli che ha in testa Trump, un bando sulla carne agli ormoni, e che Trump vuole portare all'Organizzazione Mondiale del Commercio nuovamente, perché noi siamo già stati denunciati una volta 20 anni fa per questo, diciamo, quel bando sulla carne agli ormoni statunitense che in Europa non arriva e conseguenza è, come dire, una barriera non tariffaria, ed è stato uno degli elementi che hanno determinato il braccio di ferro con gli Stati Uniti in una situazione in cui la crisi economico-finanziaria si è fatta sentire. Per soprattutto le grandi imprese, per superare la crisi è stato necessario richiedere una maggiore integrazione dei mercati. Perché guardate, tra Stati Uniti ed Europa, o tra Canada ed Europa, gli scambi commerciali sono già abbastanza cospicui. Gli scambi ci sono, cioè non stiamo parlando del Bhutan, no? La questione è come renderli ancora più integrati, come fluidificare oltretutto maggiormente gli scambi su certi ambiti. Pensate alla questione agroalimentare, che non è secondaria, perché sia dal punto di vista degli Stati Uniti ma anche del Canada c'è una grande pressione dell'agrobusiness per far entrare nel nostro paese, nella nostra Europa, prodotti che in questo momento non sono ancora consentiti. Gli OGM sono uno di questi, con il tentativo di scardinare questo tipo di regolamentazioni, ma anche la necessità che c'è per le grandi imprese di vedersi tutelati i loro investimenti attraverso dei meccanismi che sono dei meccanismi estremamente preoccupanti. Andiamo per ordine. C'è un capitolo molto specifico, oltretutto all'interno di una retorica, scusate, che è la retorica dello sviluppo sostenibile. Cioè, questi accordi di libero scambio, tanto sventolati dall'Unione Europea, sono dichiarati come i primi accordi che presentano al loro interno un capitolo sullo sviluppo sostenibile. Quindi un capitolo su environment and trade, quindi ambiente e commercio, un altro sull'labor and trade, quindi lavoro e commercio. Vi dico di più, proprio oggi leggevo che il Consiglio Europeo potrebbe dare mandato alla Commissione Europea di riaprire il capitolo con Cile, un altro accordo di libero scambio, all'interno del quale verrà inserito il capitolo gender and trade, cioè donne, questione di genere e commercio. Quindi chiaramente capite bene che per riuscire a superare le diffidenze della società civile, delle persone, perché quando si parla di regolamentazioni c'è sempre un problema di diffidenza, evidentemente chi decide cosa e come si fa a deregolamentare un settore, sono stati inseriti questi concetti, che sono dei concetti apparentemente positivi e progressisti. Andando a vedere, a mettere le mani però lì dentro, emergono dei problemi, che sono dei problemi di forte disequilibrio delle
questioni che a noi stanno più a cuore e che mostrano che in questo momento noi non stiamo parlando di libero commercio. Che noi siamo d'accordo o contrari con questo tipo di impostazione, questo non è libero commercio. Questa è l'agenda delle grandi imprese che ha trovato uno spazio adeguato sui tavoli che contano, condizionando dei negoziati che altrimenti sarebbero dovuti andare in altra maniera, molto probabilmente. Quando io parlo di investimenti, quando io parlo di tutela degli investimenti, io non parlo di un meccanismo che permetta agli investitori di essere, non so come dire, più efficaci nell'efficienza del raccogliere profitto dei loro investimenti. Io parlo di un meccanismo che tutela gli investitori a discapito degli organismi democraticamente eletti. Cioè, questi accordi inseriscono e moltiplicano, se voi volete, perché diciamo, questi dispositivi già esistono da tanti anni, ma chiaramente inseriti in accordi così macroscopici diventano qualcosa di estremamente pesante. Inseriscono la possibilità per le imprese, soprattutto le imprese straniere, di bypassare, quindi superare, non considerare le corti giuridiche convenzionali nel momento in cui, e quindi afferire a un arbitrato privato, per citare in giudizio i paesi, i governi, ma anche gli enti locali, che per un particolare motivo hanno deciso una particolare politica che mette in discussione le loro aspettative di profitto. Un esempio su tutti. Recentemente, oltretutto, ritornata alla ribalta grazie alla Corte di Giustizia Europea, all'interno di un accordo di libero scambio legato all'energia, una grande impresa energetica multinazionale svedese ha potuto portare sul banco degli imputati la municipalità di Amburgo, perché un'impresa termoelettrica da loro gestita aveva visto innalzare i limiti e quindi irrigidirsi i limiti della temperatura delle acque di scarico nel golfo di Amburgo. Questo tipo di normativa, che è una normativa di carattere ambientale, ha determinato dei costi aggiuntivi per l'impresa. Per loro era una diminuzione delle aspettative di profitto rispetto al business plan che avevano fatto, e proprio per il cambiamento dell'ambiente di investimento hanno deciso di deferire a un arbitrato privato, il famoso ISDS, che sta per Organismo di Risoluzione delle Controversie Investitore Stato, hanno deciso di deferire la municipalità di Amburgo, che per non pagare pegno e quindi per non pagare sanzioni economiche ha deciso di rivedere quelle regolamentazioni. Al punto, e qua vi chiudo diciamo la questione ironica, di finire fuori legge rispetto alle normative europee, perché come dovendo rispettare l'arbitrato, la Corte di Giustizia Europea gli ha tirato le orecchie proprio poche settimane fa, dicendo guardate che voi avete fatto una cosa che va contro le normative europee. Quindi capite bene, mettendo in contraddizione la giurisdizione e la giurisprudenza europea rispetto invece al diritto commerciale internazionale e alla tutela degli investitori. Queste strutture diventerebbero sostanziali nel momento in cui ritornasse in auge il trattato con gli Stati Uniti e si concludesse, o nel momento in cui l'accordo con il Canada, già concluso, ratificato dal Parlamento europeo, andasse in ratifica anche nel nostro Parlamento nazionale. E in tutti gli altri parlamenti dei 27 erotti paesi, perché in realtà abbiamo più parlamenti che paesi in Europa, no? Perché ci sono anche paesi, no? In Belgio ce ne sono due, per esempio, parlamenti, per farvi un esempio. Quindi la speranza che venga bloccato ce l'abbiamo, diciamo, c'è questo percorso. Allora, capite che già questo ragionamento è un ragionamento che rende complessa la situazione, perché ci rendiamo conto che rischia di creare due giurisdizioni separate e la questione diventa e acquisisce secondo me una certa tragicità se noi capiamo la differenza che poi ci sarebbe e che c'è in queste situazioni tra la difesa dei diritti delle persone fisiche come tutti noi e la difesa dei diritti delle persone giuridiche, soprattutto se multinazionali straniere, perché solo loro avrebbero accesso a questo tipo di risoluzione. Cioè, se qualcuno di voi ha avuto la malaugurata esperienza di partecipare 16 anni fa a Genova al G8, famigerato G8 genovese, per riuscire a far valere i propri diritti, perché magari è tenuto dentro a Bolzaneto qualche giorno, prima deve passare dalle corti giuridiche convenzionali, se poi i tribunali nazionali non ti soddisfano, puoi passare alla Corte di Giustizia Europea, chiedendo giustizia, come del resto hanno fatto tanti manifestanti. Se tu sei un'impresa che invece all'interno di un accordo di questo tipo, che investe a Genova magari, e il comune di Genova decide di cambiare le normative ambientali e te ne hai un danno,
te nelle corti giuridiche convenzionali te non puoi fare alcun baffo, perché vai direttamente, senza la mediazione dei tribunali locali, vai direttamente all'arbitro internazionale. Allora voi mi direte, vabbè, ma questo è anche un modo di mettere regole uguali per tutti, è anche un modo per, come dire, garantire un certo tipo di regolamentazione che sia una regolamentazione omogenea, visto che parliamo di globalizzazione. Beh, lo stesso ragionamento dovrebbe valere anche per altri ambiti. Se noi parliamo di globalizzazione, spesso e volentieri si sente dire, beh, l'errore, è quello che dice anche l'Unione Europea, l'errore di questa globalizzazione è che non globalizza i diritti. Quindi costruiamo un meccanismo per globalizzare i diritti. Cecilia Malmström, che è la commissaria europea al commercio, che diciamo, sta a capo dei negoziatori, dice, ma noi dentro questi accordi di seconda generazione abbiamo inserito un capitolo sui diritti, quindi globalizzeremo anche i diritti. Peccato che se voi aprite quei testi e li andate a leggere, vi renderete conto che non esiste invece nessun meccanismo, mentre per gli investimenti c'è un meccanismo vincolante, perché se tu sei un'impresa che è rimasta fregata, tra virgolette, per cui ritieni di essere rimasta fregata, puoi chiedere compensazione economica vincolante per i paesi. Se tu non rispetti una convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, non hai la possibilità di farti valere, perché all'interno di quegli accordi non esistono dei tribunali che permettono di far rispettare determinate normative. Quindi c'è già uno squilibrio, che è uno squilibrio già notevole, no? Perché, come dire, i diritti degli investitori diventano molto più potenti e prepotenti rispetto ai diritti dei lavoratori. E quando si tratta di accordi che dovrebbero armonizzare le normative e armonizzare gli standard, questo tipo di squilibrio e questo tipo di squilibrio di potere è una cosa che si fa sentire e rischia di farsi sentire nel futuro. Il ministro Calenda ha sempre detto, che è il nostro ministro per lo sviluppo economico, ha sempre detto: i movimenti Stop TTIP e Stop CETA non sanno quello che dicono, perché questi accordi aumenteranno necessariamente, innalzeranno necessariamente i diritti e aumenteranno necessariamente e incrementeranno gli standard. Quindi, secondo la logica un po' perversa del nostro ministro, noi saremmo stati in grado, come Unione Europea, di innalzare gli standard, per esempio, degli Stati Uniti, semplicemente attraverso un accordo dove quegli standard ambientali e sociali contenuti nel capitolo non hanno nessun dispositivo vincolante per poterli rispettare. C'è un elemento in più di preoccupazione. Quando noi parliamo di standard, parliamo anche di standard agroalimentari. Quindi parliamo, per esempio, del contenuto di pesticidi nei nostri piatti, della qualità di quello che noi beviamo e che noi mangiamo, di quello che importiamo come agroalimentare. Quindi questo è un elemento che dovrebbe fare la differenza, no? Nel senso che per riuscire a settare degli standard, noi dovremo inserire un organismo che li setta, che sia abbastanza rigido, che sia abbastanza severo, no? E che mantenga alti standard. E uno si immagina che l'Unione Europea potesse inserire quello che ha. Noi a Parma abbiamo l'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare. Ce l'abbiamo qui in Italia, non è che ce l'abbiamo chissà dove, no? E quello che setta gli standard europei rispetto al non contenuto di lactopamina nella carne di maiale, di pesticidi, di glifosato, insomma, sono loro che, standard, che regolano gli standard per tutta Europa e che garantiscono una certa qualità. Bene, male che sia, ma la garantiscono. Quindi uno si immagina che in un negoziato l'Europa porti questo. Il negoziato è normalmente una trattativa, la trattativa porta una mediazione. Se Stati Uniti e Canada hanno degli standard che sono più bassi dei nostri e portano le loro agenzie di regolamentazione, noi porteremo il nostro campione, immagino. L'Unione Europea anche su quella ha derogato e ha portato organismi invece che sono degli organismi, un organismo internazionale si chiama Codex Alimentarius, che ha gli standard che sono generalmente molto più bassi rispetto a quelli che sono generalmente identificati dall'Agenzia Europea. Allora, qual è il problema in questo caso? Che non abbiamo la garanzia che gli standard agroalimentari, gli standard sociali, gli standard ambientali vengano effettivamente rispettati ed innalzati. Non abbiamo la garanzia che i diritti sociali e i diritti ambientali abbiano il sopravvento rispetto ai diritti degli investitori. E tutto questo viene fatto a fronte di numeri che sono risibili. Cioè, noi stiamo parlando di un accordo, quello col Canada, e di un accordo, quello con gli Stati Uniti, che porterebbe in 10 anni di implementazione, quindi dalla sua firma e ratifica a 10 anni dopo, a un incremento nel primo caso
di uno 0,3% annuo del prodotto interno lordo, nel secondo caso in condizioni ottimali con gli Stati Uniti dello 0,48%. Quindi stiamo parlando di due accordi che dal punto di vista della sostanza, nelle stime di impatto, il TTIP, l'accordo con gli Stati Uniti, avrebbe determinato un aumento di 600 euro della disponibilità monetaria di una famiglia media di 4 persone europea dopo 10 anni. Cioè stiamo parlando di cose che dal punto di vista sostanziale non vogliono dire nulla. E uno allora dice, ma perché tanta fatica? Perché questi accordi hanno vincitori e hanno vinti. E se noi andiamo effettivamente a vedere qui Brodest, noi capiamo che ci saranno dei settori che avranno un'esplosione dal punto di vista dell'aumento dei fatturati. Tanti altri probabilmente torneranno indietro, quello 0,48% è medio. Ci sarà qualcuno che perderà, i nostri produttori agricoli perderanno, ma ci saranno tanti che invece guadagneranno e come. E qui c'è la trasformazione alimentare, indipendentemente da dove arriva il grano, per fare un esempio. Ci sarà l'automotive, e quindi tutto quello che è la questione dell'esportazione delle automobili. Però ci sarà tutta un'area che è legata alle economie locali, che è legata alla produzione locale, che andrà fortemente in difficoltà. Tutti gli accordi di libero scambio che si conoscono hanno determinato un impatto pesante sulle piccole produzioni locali. Per ovvi motivi. Perché sono accordi che tendono a globalizzare i mercati, perché c'è un'economia di scala e perché solo il più adatto, e non il migliore, ma il più adatto riesce a stare su quei mercati lì. E tu devi costantemente essere in competizione con prodotti a basso costo che ti arrivano sul tuo mercato. Quindi è la, veramente è sovvertire quello che noi intendiamo come sovranità alimentare, come sovranità delle comunità, come necessità di costruire un'economia a partire dai bisogni delle comunità. E quando parlo di comunità, io parlo di comunità aperte, chiaramente, non parlo di comunità nell'ottica, no, leghista, cioè parlo di comunità, persone che vivono sul territorio e che con quel territorio hanno costruito legami. Allora, non voglio rubare ancora troppo tempo, tanto avremo tempo di approfondire ulteriormente dopo, ma qua ci sono degli elementi che vanno scardinati. Gli accordi di libero scambio mettono fuori legge, perché distorsiva del mercato, ogni politica che supporti il locale, che supporti il nazionale, tutti devono essere messi sullo stesso livello. Quindi qualsiasi politica economica, ormai è diventata quasi una bestemmia la politica economica, si concentri sul sostegno ai mercati locali, rischia di diventare distorsiva del mercato e rischia di vedersi persino condannata da tribunali, arbitrati che cercano di applicare questo tipo di regole in maniera incondizionata. C'è la questione che questo tipo di trattati rappresentano anche, e sono anche abbastanza simbolici, su quello che è la nostra Europa oggi. I nostri paesi non hanno possibilità di negoziare nulla, più nulla. Il commercio internazionale, quindi chi va a negoziare questi accordi, è il classico esempio di come Bruxelles abbia sussunto tutto il potere, perché è competenza esclusiva, di concludere questo tipo di negoziati, di trattati, che sono trattati che ci cadono sulla testa anche a noi, perché vanno a toccare non solo il nostro portafoglio, ma anche la qualità della nostra vita. Però è Bruxelles che li negozia, ed è Bruxelles attraverso l'organismo, un organismo che è la Commissione Europea, soprattutto la Direzione Generale Commercio della Commissione Europea, che tutti voi sapete meglio di me, è un organismo non eletto, ma nominato. Il Parlamento Europeo, che noi votiamo, ha solo la possibilità di monitorare, fare question time e ratificare alla fine del trattato. Sapete cosa vuol dire? Che l'accordo col Canada nel febbraio scorso, che è stato approvato peraltro dal Parlamento Europeo, ha determinato l'arrivo di 1600 pagine sul tavolo di ogni europarlamentare, 1600 pagine tecniche, compresi gli allegati, che se non sei un esperto di commercio internazionale non è che ci capisci molto, anche perché non hai avuto la possibilità di leggere i documenti prima, perché non erano accessibili. Allora, votare sì o no, a seconda di quello che ti dice il capogruppo, che ti fa pollice verso o pollice alzato, per votare sì o no, senza magari approfondire troppo, capite bene che determina un vulnus democratico che non è da poco. E soprattutto, se il Parlamento Europeo non può emendare, ma deve inviare risoluzioni alla Commissione Europea, e come dire, stantosene su come andranno,
perché poi la votazione non è sempre solo di merito, lo sapete meglio di me, ci sono anche tante altre questioni tattico-strategiche che non toccano il merito delle questioni. C'è un problema sostanziale, che è il problema di come questa Europa viene governata e come questa Europa costruisce globalizzazione. Allora, qui concludo. Parlare di CETA, citare l'accordo con gli Stati Uniti, non è soltanto parlare di due accordi specifici, è mettere in discussione l'agenda commerciale europea. L'agenda commerciale europea di, come dire, un colosso economico che continua a mantenere aperti tavoli negoziali con paesi che non rispettano i diritti umani, nonostante la retorica. Sapete tutti il presidente delle Filippine che politica sta facendo, immagino, di lotta e contrasto alla cosiddetta droga, no? Quasi una guerra contro i poveri, mi verrebbe da dire, che ha dovuto stermini, quasi stermini di massa, perché già un giorno dopo giorno si contano i morti. Eppure, nonostante questo, l'Unione Europea ha aperto un tavolo negoziale con le Filippine e non crea nessun problema da quel punto di vista. Sono due politiche separate. L'altra questione, e qui concludo, è la coerenza delle politiche. Non c'è accordo di sostenibilità che tenga se la Direzione Generale Commercio ha questa autonomia e ha questo potere. C'è un paradosso, e chiudo su questo paradosso. Noi abbiamo concluso nel dicembre del 2015 a Parigi un accordo importante, per noi assolutamente insufficiente, ma importante sul clima. Importante sul clima perché mette insieme tutti. Assolutamente insufficiente perché non ci sono regole vincolanti. C'è un accordo, questa è la fregatura retorica, è un accordo vincolante, ma non ci sono meccanismi vincolanti di taglio delle emissioni. Paradosso dei paradossi. E uno dice, vi ricordate, non la questione delle banche, too big to fail, cioè troppo grande per fallire. Uno dice, il clima più grande di quello, no? Dovremmo garantire il fatto che vada avanti. Ecco, noi abbiamo concluso un accordo sul clima, che dovrebbe essere quello più importante di tutti, che non è vincolante, con dei meccanismi non vincolanti, e invece portiamo avanti dei negoziati e dei trattati che hanno meccanismi vincolanti che disarticolano quello che abbiamo deciso a Parigi, perché mettono nelle condizioni i paesi che aumentano o irrigidiscono le loro normative ambientali per rispettare quei parametri, di magari essere portati davanti a un arbitrato perché mette in discussione i diritti delle multinazionali e degli investitori. Capite la pazzia di questa logica? E allora la chiusa che cos'è? Manca ed è mancata, purtroppo in Europa, ci siamo fatti sentire, ma non adeguatamente, la terza voce, cioè c'è la voce dei governi, c'è la voce delle imprese, manca la voce della gente. I movimenti hanno provato a fare questo, ci sono riusciti in parte, ma come dire, ci vuole ancora molto per costruire veramente un contropotere che sia un contropotere reale. E per riuscire ad arrivare a rivoluzionare questo tipo di ragionamenti, di mentalità, ma anche di agenda commerciale, ci vuole una mobilitazione delle coscienze che deve essere una mobilitazione quasi militante, mi verrebbe da dire. Quindi parlare di CETA e di TTIP non è soltanto parlare di commercio internazionale, è anche parlare di come noi immaginiamo e costruiamo la politica del futuro, la politica reale, quella delle gente, quella delle persone, non la politica istituzionale, cioè la politica di chi quotidianamente va a lavorare e vuole vedere la sua società e i propri figli possibilmente ancora tutelati da standard che sempre di più vengono erosi da una globalizzazione che ha delle cause ma anche dei protagonisti, no? Che firmano e controfirmano accordi di questo tipo.